Il progetto IEDU 4.0 è un progetto Interreg Italia-Austria che ha come capofila la Camera di Commercio Treviso-Belluno e ha come partner T2I, Trasferimento Tecnologico Innovazione, Friuli Innovazione, la Libera Università di Bolzano, la Carinzia University of Applied Sciences e l'Istituto di Tecnico di Wolfsberg. Il progetto EEDU 4.0 vuole aprire la strada alle nuove professioni, vuole creare nuove opportunità di lavoro e soprattutto vuole incrociare sempre più l'offerta educativa con la domanda di lavoro che viene dalle imprese dell'area Italia-Austria. Il mio nome è Roberto Santolamazza, sono il direttore di Kidway, Trasferimento Tecnologico e Innovazione. Il tema del progetto è quello di creare la possibilità di avere dei laboratori esperienziali, Covid permettendo, che permettano di sperimentare direttamente le tecnologie. Unter Industrie 4.0 verstehen wir die vierte industrielle Revolution. Womit wir uns aber in der vierten industriellen Revolution vor allem beschäftigen, ist die Vernetzung von Maschinen, ist die Vernetzung von Maschinen mit Produkten, mit der Produktionsumgebung, die Einführung neuer Technologien sowie auch, wie wir bestmöglich den Menschen in diese neuen Technologien mit einbinden können. I partner, soprattutto le scuole e le università, si sono dotate attraverso questo progetto di attrezzature e di laboratori più efficienti che permetteranno di svolgere in modo più efficace attività di formazione rivolte agli studenti. Sono Lorenzo Santini, frequento la classe di logistica nell'Istituto Tecnico Tecnologico di Bolzano. Grazie al progetto EEDU 4.0 della Smart Manufacturing ho potuto partecipare a dei webinari sull'industria 4.0 che sono stati molto interessanti, soprattutto anche la sicurezza con questi robot, e niente, sono contento di aver partecipato perché questi temi sono molto importanti e mi potrebbero essere appunto utili per il mio futuro. Questo progetto è un progetto che si integra molto bene con le nostre attività legate all'innovazione della piccola impresa, soprattutto con le tecnologie digitali e in particolare anche di Digital Innovation Hub riconosciuto dalla Commissione Europea e ente di formazione, proprio perché il tema delle competenze è un tema chiave, secondo noi, per la trasformazione digitale. In particolare avete modo di vedere alcune delle attrezzature più rilevanti che sono state oggetto di sperimentazione nell'ambito del progetto, proprio con l'idea di creare delle situazioni formative di tipo esperienziale, quindi di far toccare con mano le tecnologie. Wir befinden uns hier im Smart Lab Lakeside Park der Fachhochschule Kärnten. Es ist ein Labor für Kinder und Jugendliche, wo eben diese Zielgruppen hier arbeiten können. Sie können forschen, modernste Maschinen ausprobieren, zum Beispiel 3D-Drucker, Lasercutter, CNC-Fräse und damit einfach experimentieren. Das heißt, wir begeistern Jugendliche, junge Erwachsene für die Technik. Questo workshop si integra alla perfezione con quella che è la didattica e l'attività laboratoriale che sviluppiamo all'interno dell'ITS e dà l'opportunità ai nostri ragazzi di integrarsi all'interno di quello che è il mondo aziendale, affrontando problemi aziendali veri che possono poi portare loro a diventare in breve tempo dei professionisti dell'impresa. E questa attività è un'occasione per loro importante, lo si vede dal modo con cui si approcciano all'attività, dal modo in cui si approcciano alle cose e in un
non nego anche dai risultati che hanno portato fuori, dai risultati ottenuti. E lavorando con i ragazzi, la cosa che ha subito impressionato è l'apertura mentale e la sfida con la quale hanno accettato questo lavoro. I ragazzi hanno capito quello che era il compito loro assegnato, cioè quello di progettare con un approccio assolutamente diverso. È un'esperienza da continuare, lo faremo l'anno prossimo, e mi auguro di trovare la stessa passione, lo stesso risultato. Un'azione importantissima che abbiamo svolto nell'ambito del progetto EEDU4 è quella della cosiddetta train the trainer, quindi la formazione dei formatori. Abbiamo fatto dei corsi di formazione specifici sulla stampa 3D piuttosto che additive manufacturing, o come si dice la manifattura digitale, a dei docenti degli istituti superiori. Questo è molto importante perché così facendo abbiamo un fattore moltiplicativo nei confronti dei ragazzi che poi verranno formati da questi docenti che abbiamo formato noi. Le aziende hanno potuto essere maggiormente coinvolte nei processi di aggiornamento e di comprensione delle opportunità di digitalizzazione. Un'ulteriore attività svolta nell'ambito di questo progetto è stata il coinvolgimento delle imprese manifatturiere nell'additive manufacturing. Ad esempio posso citare un workshop che abbiamo fatto per una trentina di imprese della zona, e comunque teniamo conto che il laboratorio è aperto alle imprese come quasi un living lab. L'impresa ha la possibilità di andare proprio a vedere la tecnologia nel nostro laboratorio. Neben der Lehre und Forschung an der Universität leite ich auch das Smart Manufacturing Labor für Industrie 4.0 an der Freien Universität Bozen. Dort arbeiten wir in einem interdisziplinären Team, wie wir Industrie 4.0 bestmöglichst auch in den lokalen Unternehmen, kleinen und mittelständischen Unternehmen einführen können. Dabei beschäftigen wir uns mit neuen Technologien, innovativen Technologien. Beispiele für solche sind zum Beispiel digitale Softwaresysteme für die Planung, für die Steuerung, für die Gestaltung oder die Simulation von Produktionssystemen. Zum anderen der Einsatz von virtueller Realität oder Augmented Reality in der Produktion, sowie auch industrielle Automation oder Mensch-Maschine, Mensch-Roboter-Zusammenarbeit in kollaborativen Arbeitsplätzen, als auch physische, sensorische oder auch kognitive Assistenzsysteme, welche den Mitarbeiter in der Arbeit, in der Produktionsstätte unterstützen können. La trasformazione digitale nell'impresa è l'arma vincente per poter vincere la competizione a livello internazionale. Lo abbiamo visto adesso con la pandemia, ma lo abbiamo visto anche nella crisi del 2008-2018. Le imprese che hanno investito nel digitale sono le imprese vincenti, e quindi il progetto EDU 4.0 è lo strumento proprio per sostenere le imprese, il mondo della scuola, ed accompagnarle all'innovazione e alla tecnologia. In questo momento abbiamo bisogno di competenze. Queste competenze le si possono trovare dove? Nel mondo della scuola, perché i nostri giovani devono essere formati verso questa specificità che chiede l'impresa. L'impresa tecnologicamente preparata sicuramente è quella che è in grado di competere nel contesto internazionale. Quindi non solo saper manettare, uso questo termine, il computer, ma anche nel processo produttivo all'interno delle proprie realtà produttive. E grazie a EDU 4.0 questo è possibile.